Buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro video. Come sempre, giù di muscoli a vita, terzo giorno no carb. L'altro ieri ho consumato più o meno 60 grammi di carboidrati, ieri ho consumato intorno agli 80 grammi di carboidrati, oggi andrò più o meno in quel intervallo. Sinceramente mi sto sentendo bello energetico, sto dormendo bene. Per di più, stamattina mi sono pesato low weigh-in di questa dieta a 71,7 kg, quindi sembrerebbe che sta andando tutto alla grande. L'unica cosa è che mi sveglio e ho veramente tanta fame, non so se è dovuto ai livelli di insulina, di leptina, non lo so, ma ho parecchia fame, quindi corro a fare colazione. E eccoci qui a colazione, già lo sapevate, mi faccio uno di questi protein cookie Rocky Road Flavor, questo saranno 20 grammi di proteine, quindi un terzo dei grammi di proteine giornalieri, e poi mi faccio il mio solito matcha, e questo mi darà un po' di caffeina per svegliarmi bene e per partire all'attacco. Game plan della giornata: in questo momento devo fare 3-4 ore di lavoro, poi all'ora di pranzo andrò in palestra. Oggi penso di fare l'allenamento push A di Christian Guzman. Non lo so, mi è venuta questa voglia, voglio provare, voglio vedere se domani avrò male ai muscoli o no. Ah, e un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che ho iniziato a bere molta più acqua. Ho aumentato il mio intake di acqua dai 4 a 5 litri giornalieri per le prossime 2 o 3 giornate. In teoria, aumentando l'acqua nei prossimi 2-3 giorni, il mio corpo dovrebbe entrare in quella fase e eliminare sempre più acqua, buttare fuori tanta acqua subcutanea. Poi, il giorno in cui devo inviare la mia foto, il mio video al team di Guzman, allora lì a quel punto diminuirò l'acqua, magari proprio berrò proprio poca poca acqua, così che il mio corpo sarà comunque in flushing mode, quindi butterà fuori tutta l'acqua, ma io non ne darò di più e in teoria dovrei rientrare al massimo della definizione. Adesso, prima volta che faccio questa cosa, non lo consiglierei, ma vediamo insieme i risultati, quindi prima di commentare, oh, sei un pazzo, cosa stai facendo, eccetera, eccetera, aspettiamo insieme e vediamo come reagisce il mio corpo e poi possiamo sicuramente prendere, commentare e prendere una decisione al riguardo. Sono le 3 del pomeriggio e io sto per andare in palestra. Ho finito un paio di chiamate, come avete visto. Non ho mangiato praticamente niente. Mi sono ancora solamente quel cookie, quindi non ho tante energie. Per questo motivo mi prendo il My Protein, un pre-workout. Speriamo che mi dia il kick necessario. Detto questo, io mi prendo solamente uno scoop. Noi ci vediamo in palestra. E ragazzi, mentre voi mi vedete soffrire con l'allenamento di Christian Guzman, io vi voglio parlare un attimo di 5 errori che stai facendo anche tu in palestra ed è per questo che non crescono i tuoi muscoli. Primo errore, cambi esercizi o movimenti troppo spesso, magari ogni sessione. Questo è sbagliatissimo. C'è sempre stato, sì, il mito della confusione muscolare, ma in realtà se tu cambi sempre esercizio, prima di tutto i muscoli non si abituano al movimento e quindi non riesci a progredire facilmente, si chiama neural patterning in inglese. E secondo, non saprai mai se stai progredendo oppure no, se continui a cambiare esercizio non riesci a ricordarti se aumenti di carico o no. Quindi in realtà dovresti fare gli stessi esercizi o almeno esercizi intercambiabili per una durata di almeno 8 a 12 settimane, proprio come minimo. Secondo errore, stai sempre a chasing the pump, come dicono gli inglesi, stai sempre a provare a gonfiarti in palestra. Diciamoci la verità, il pump sì, è bellissimo, ci sentiamo grossi, potenti, gonfi, indistruttibili, però la verità è che il pump non vuol dire che ti stai allenando bene. Infatti, anche se porti la spesa a casa, magari ti viene il pump, ma non vuol dire che stai stimolando il muscolo a crescere. Per crescere devi colpire il muscolo in multifrequenza. Con un volume adatto, volume voglio ricordarvi, si tratta di set per ripetizioni per carico, questo è ciò che costituisce il volume, e dovete anche fare applicare il sovraccarico progressivo col passare del tempo. Quindi smettete di chase the pump e invece concentratevi ad applicare una struttura, a seguire un programma che io rilascerò i programmi che potete vedere se mi continuate a seguire nei prossimi video. Terzo errore. Quando stai a dieta aumenti le ripetizioni e magari diminuisci il carico e diminuisci anche il tempo di recupero per sudare di più. Anche questo è sbagliatissimo, lo facevo anch'io all'inizio quando ho iniziato la palestra, ma è veramente sbagliato perché per mantenere la massa muscolare a dieta devi praticamente mantenere la forza, devi sollevare sempre lo stesso carico pesante che sollevavi prima di iniziare la dieta. Quindi, infatti, se vuoi sudare, inutile che vai in palestra ad alzare i pesi. Se vuoi bruciare calorie, vai a correre, vai a fare del cardio. In palestra, la palestra è per mantenere la massa muscolare magra o anche aumentarla un pochino quando si sta a dieta,
e quindi ti consiglio veramente, dato che avrai meno energia, meno carboidrati, eccetera, eccetera, magari di aumentare i tempi di recupero e diminuire le ripetizioni per provare comunque a sollevare lo stesso carico e progredire su quel carico. Così facendo riuscirai a mantenere più massa muscolare possibile. Quindi non fare anche tu questo errore, l'ho fatto anch'io per un sacco di anni, è sbagliatissimo. Errore numero 4, colpisci il muscolo in ogni posizione possibile, pensando di poter cambiare la forma del muscolo. Anche questo, ragazzi, pensavo che fosse possibile, ma non è possibile. La genetica è a capo di tutto. Possiamo lavorare duramente, sì, per aumentare la massa del muscolo, la circonferenza, ma non possiamo cambiare la forma o le inserzioni. Queste sono, appunto, predestinate dalla genetica. Infatti, noi possiamo guardare tutti quelli intorno a noi, gli altri fisici, per ispirazione. Quando guardo Guzman dico, cazzo, questo c'ha un fisico assurdo. Però non possiamo mai paragonarci a lui, perché non abbiamo la stessa genetica, non abbiamo gli stessi muscoli, non abbiamo la stessa forma, le stesse inserzioni di Christian Guzman. Quindi, poiché, dato che abbiamo la genetica diversa, possiamo guardare sia al suo fisico per ispirazione, ma purtroppo non dobbiamo paragonarci. L'unica persona con cui ti devi paragonare sei tu, te stesso, ma di ieri. Quindi se tu stai migliorando il tuo fisico e sei migliorato dal tuo fisico di ieri, questa è l'unica cosa che deve contare, l'unica cosa che ti deve interessare, perché ahimè sei solo te che hai la tua genetica. E quinto e ultimo errore, vai sempre al fallimento muscolare e o utilizzi sempre uno spotter, ragazzi. Questo lo vedo sempre, soprattutto nelle palestre italiane. Devo dire che in Inghilterra il fitness è veramente un bel movimento grande, tanta gente si appassiona. In Italia ci stanno ancora meno gente e quindi tutti questi miti bro science sono ancora in circolazione. Se tu vai sempre al fallimento muscolare, i tuoi muscoli non avranno mai tempo di recuperare. E guardate, lo facevo anch'io all'inizio e non sono cresciuto di una virgola. Adesso invece sto iniziando a crescere, è proprio quando ho detto addio al fallimento muscolare e addio allo spotter. Infatti tu dovresti fare tutta la tua serie e fermarti quando non ce la fai più a eseguire le ripetizioni con una forma corretta. Questo è l'unico modo per sapere veramente quanto stai progredendo e non quanto alza il tuo spotter, perché sì, anch'io lo facevo con il mio spotter, gli chiedevo non ce la faccio più, fammi sforzare, fammi fare 3-4 ripetizioni, ma ragazzi, così ve lo sta alzando lui il peso. Io vi dico, lasciate perdere lo spotter, pensate a progredire voi in palestra, senza spotter e senza arrivare al fallimento muscolare. Soprattutto sui movimenti composti io consiglio di non fallire quasi mai, perché se fallisci su questi movimenti composti tipo la panca piana, panca inclinata, spalle eccetera eccetera, rischia che sforzi troppo il tuo sistema centrale nervoso e questo alla fine avrà dei risultati detrimentali per te e non riuscirai a recuperare in tempo per la prossima sessione. Invece sul movimento di isolamento magari puoi anche andare al fallimento, magari sull'ultima serie o sulle ultime due serie. Io oggi ho fatto questo allenamento di Guzman e ho notato che lui, anche lui, su tutti i movimenti evita il fallimento muscolare tranne su alcuni movimenti di isolamento. Questo appunto ritorna al principio che non stiamo provando a distruggere il muscolo, stiamo provando a costruire le fibre muscolari, quindi il fallimento una volta ogni tanto va bene, ma non sempre. Comunque, detto questo, questi erano i 5 errori che facevo anch'io all'inizio e che spero veramente di riuscire a far capire che non li fate. Se li state facendo, cambiate tutto, smettete di farlo e provate veramente a seguire la scienza, l'ipertrofia e della forza, la scienza per noi lifter naturali. Purtroppo troppe routine, troppi programmi sono per bodybuilder steroidati o per lifter troppo avanzati. Noi dobbiamo tornare alle basi, tornare a ciò che funziona, quello che facevano i bodybuilder più una volta per l'atleta naturale. E quindi spero veramente che questi 5 errori li state evitando anche voi. Vi lascio concludere qui il workout di Guzman, ero sfinito, mi ricordo, proprio non ce la faccio più, guardate, non ce la faccio proprio più. Se vi è piaciuto questo commentary, mi raccomando, buttateci un like. E qui un attimino, physique update, sono asciutto, sono veramente magro, ma ragazzi, zero carboidrati.
Ragazzi, io sono appena tornato a casa, spero vi siano piaciuti i consigli che vi ho dato nel commentary. Adesso veramente volevo fare una clip totalmente raw, quindi non ho pianificato niente, volevo solamente parlarvi dell'allenamento di Christian Guzman che ho appena fatto io. Insomma, in realtà è andato fortissimo, mi è piaciuto molto come allenamento, volume molto alto, poi con i superset eccetera eccetera. Mi è venuto, devo dire, un bel pump. Devo dire che ho sforzato tanto, il volume non era così tanto, però non sono abituato a fare superset, non sono abituato a fare 2-3 movimenti per il petto, 2-3 esercizi, anche 4 per il tricipite, queste cose qua, non sono abituato a fare così tanti movimenti. Quindi, quello che volevo farvi capire, quello che volevo farvi considerare è il fatto che Christian Guzman e altri atleti simili sono lifter avanzati, loro si allenano magari da 10 anni, dai 5 ai 10 anni, hanno un fisico del genere, però quello che noi vediamo in questo momento è un fisico che hanno costruito in 10 anni e all'inizio non si allenavano così. Se voi andate a rivedervi i video magari di 5 anni fa di Guzman, o che so, io uso Guzman perché lo conosco, ma di tanti altri, tanta altra gente che ha dei fisici parecchio impressionanti, all'inizio si allenavano in modo diverso, all'inizio provavano a sollevare il più carico possibile, provavano ad aumentare di carico o in sessione, settimana in settimana, comunque col passare del tempo provi a diventare più forte, perché questa è la legge numero uno per crescere i muscoli, il sovraccarico progressivo. Il fatto che in questo momento Guzman, ad esempio, fa così tanto volume, pump, eccetera, eccetera, è perché lui è già arrivato a dei pesi, a un carico abbastanza elevato che riesce comunque a fare i superset e alzare veramente tanto peso per il suo peso corporeo. Alla fine è molto forte, quindi lui fa i superset ma non perde la forza tra i diversi superset. Per noi invece, se io l'ho notato subito, di solito magari utilizzo i 30 kg sulle spalle e oggi sono dovuto scendere il primo set forse a 24, il secondo e il terzo a 20 kg, perché un esercizio dopo l'altro, pause di recupero basse, mi è venuto difficile caricare tanto e usare un carico pesante. Quindi sicuramente è stata bellissimo provare anche il suo allenamento, veramente un bel pump, senti i muscoli sforzano molto probabilmente, dato che non sto consumando tanti carboidrati, domani avrò male ai muscoli, però in generale voglio veramente dirvi non facciamo questo errore che è appunto di fare delle schede per lifter avanzati pensando appunto di riuscire a mettere su della massa muscolare. Ad esempio, se io prendessi una scheda di bodybuilder di Mister Olympia non andrei da nessuna parte, non solo per il recupero troppo basso, perché ovviamente non prendiamo gli steroidi che si prendono loro, ma soprattutto anche loro sono già avanzati, hanno 10 anni di progressi, 10 anni di esperienza, noi appunto i muscoli dobbiamo ancora costruirli da zero. Quindi io volevo dirvi questo: in questo momento sono appena tornato a casa, mi faccio delle uova, un po' di hummus e delle carote con un po' di parmigiano. Noi ci vediamo nella prossima clip. Ragazzi, io penso che concluderò qui il video, non solo perché alla fine non farò niente di interessante, ma penso già di aver messo abbastanza contenuto in questo video, magari non è così appassionante come al solito, ma un po' di informazioni utili anche per voi, che veramente vi raccomando di applicare al vostro programma di allenamento. Mi raccomando, non perdete i prossimi video, i programmi saranno live, saranno rilasciati. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video e se pensate che i consigli sono stati utili, mi raccomando, lasciateci un like, lasciateci, perché no, anche un commento, che veramente voglio ringraziare tutti voi che mi lasciate un like, i commenti, eccetera, eccetera. Mi piace veramente un sacco quando mi supportate e mi aiutate anche a crescere il canale. Detto questo, se sei nuovo, iscriviti al canale, che mi sa che hai visto che metto fuori contenuto di qualità e costanza. Detto questo, ragazzi, io voglio ringraziare ogni singola persona che è qui, che mi supporta. Noi ci vediamo nel prossimo video.